Bene, siamo in diretta dalla Mix Zone, siamo con Capuano e allora partiamo dalla fine. 95esimo, doccia gelata per tutti. Doccia gelata, sì, è stata veramente, penso, una delle docce più brutte negli ultimi 8 anni che sono stato qui a Catania. Soprattutto questa partita, perché ci tenevamo a far bene, ci tenevamo a chiudere un discorso come era quello della salvezza e forse aprire ancora una piccola finestra, no? Per guardare nella zona playoff, per l'ultimo posto. Però, diciamo che questa notizia al 95esimo ci ha tolto ogni speranza. Ecco, tanti dicono archiviamo questo campionato al più presto e pensiamo al prossimo, perché veramente ormai c'è da preoccuparsi, perché tutti pare che abbiano deciso di osteggiare il Catania, no? Decisioni arbitrali anche abbastanza cervellotiche. Non è quasi mai successo che a tempo scaduto un arbitro prima non dà il calcio di rigore, ci pensa e poi te lo dà. Ma diciamo è anche il pensiero nostro che è stato in campo, anche perché quando lui ha fischiato noi pensavamo che era successo qualche fallo a favore nostro, non che indicava il dischetto di rigore, anche perché appena la palla è stata presa da avvantaggiato, era stata presa ma anche con la mano, con il braccio, che lui in quell'occasione non ha visto. Ha visto che poi facendo questa mischia, che erano 3-4 compagni di squadra, io non penso che puoi fischiare un rigore del genere. Tutto il bene che voglio agli arbitri, perché giustamente vengono sempre contestati e tutto così, ma oggi veramente è stata pesante. Ecco, al di là dello sfogo della società dei giorni scorsi, no? C'è stata una presa di posizione della società che dice: ma questi arbitri cosa fanno? Ci stanno danneggiando, se guardiamo cosa è successo in casa, poi a Bologna, ora di nuovo in casa, si comincia a pensare che forse è meglio tacere. Ma queste sono cose societarie, queste dovete chiedere alla società. Noi giocatori giustamente non possiamo rispondere a queste cose, ma posso rispondere io per quello che è successo oggi in campo, quindi, per quello che è successo oggi in campo e per quello che è successo anche 15 giorni fa quando abbiamo giocato contro la Ternana qui in casa. Come ben sapete c'erano due calci di rigori netti. E meno male quella partita noi alla fine poi siamo riusciti a chiuderla col 2-0, ma era anche in bilico anche quella partita perché stavamo sempre sull'1-0 e come ben sapete non ci sono stati fischiati due calci di rigore. Però per quanto riguarda le altre cose lascio la parola alla società, che loro sanno che è meglio così, è meglio noi giocatori non infierire sotto questo punto di vista. C'è stata anche un'espulsione praticamente, Gionberg è stato allontanato a tempo scaduto, cioè sul fischio, cosa è successo? Guarda, quando io l'ho saputo dopo che mi sono fatto la doccia, prima che venivo qui, quindi non sapevo nemmeno di questo accaduto. Ora vediamo cosa succederà, anche perché non so come mai Giomber, che non parla nemmeno tanto bene anche l'italiano, quindi non so cosa venne che sia successo. Forse l'arbitro oggi aveva qualcos'altro in mente, non lo so. Un'ultima considerazione, guardando, ritornando alla partita, anche Panucci diceva che il Catania ha un po' mollato, ci ha messo probabilmente del suo per farla riaprire la partita, poi c'è stata una parte di gara dove il Livorno poi vi ha un po' pressato, avete diciamo, tirato un po' come si dice i remi in barca, cosa è successo? Sì, su questo punto di vista qui posso darti ragione che giustamente sono venuto a mancare un pochettino di forze, dai, fra virgolette. Uso questa parola perché è stata più una cosa mentale, no? Quella cosa di rassicurarti con l'1-0, di tenertelo bello caro caro, sai, ci ha fatto sì che ci ha fatto stare molto più indietro sulla linea nostra diciamo, dell'area. Sicuramente anche perché poi dopo alla fine il Livorno ha avuto delle occasioni nella parte finale della partita. Sotto questo punto di vista qui sicuramente abbiamo un po' del nostro ma da dire, però pensiamo al Brescia e pensiamo ad andare a fare 3 punti lì. Ecco, pensiamo al Brescia. Brescia ormai è praticamente retrocesso, potrebbe essere una partita facile sulla carta? Sulla carta, ma nel calcio italiano non è niente facile. È facile dopo la partita, dopo i 90 minuti, dopo il Catania, se otterrà la vittoria, allora in quel momento lì ti posso dire che è stata facile. Ma la partita va giocata, va lottata e i 3 punti andranno sicuramente meritati.
Ok, grazie, grazie signor.